Il 18 ottobre 2013 è sciopero generale. Sciopero generale di tutte le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego e delle aziende private. Uno sciopero indetto dall'Unione Sindacale di Base e da tante altre organizzazioni sindacali di base, indipendenti e conflittuali. Uno sciopero generale necessario per protestare, ma ancor più per organizzare il dissenso sociale in un paese che ha visto le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL far passare senza un minuto di sciopero la peggiore legge sulle pensioni e provvedimenti sul lavoro che hanno cancellato decine di anni di lotte e conquiste sindacali. Si sciopera contro questo governo e chi lo sostiene, perché sta attuando, come il governo Monti, le politiche della Comunità Europea, della BCE e del Fondo Monetario Internazionale che strangolano milioni di persone, fanno aumentare la disoccupazione e la precarietà e riempiono le tasche già gonfie di chi specula e di chi vive sfruttando donne e uomini che già vivono in un modo precario una crisi senza fine. Si sciopera per rendere evidente che non abbiamo voglia di chinare la testa e che vogliamo reagire unificando le esigenze di chi lavora, dei disoccupati, dei precari, dei pensionati, dei migranti, dei giovani che non hanno un futuro, di chi non ha un tetto sulla testa e di chi non ci sta a perdere ciò che rimane dello Stato sociale. Il 18 ottobre si costruisce da subito con una mobilitazione che dovrà crescere di giorno in giorno. Una giornata di sciopero generale che è inserita in una settimana, quella che va dal 12 al 19 ottobre, che vedrà anche manifestazioni, presidi, formazione continua. Insomma, una settimana con la quale vogliamo dimostrare che non esistono soltanto loro, ma esistiamo e viviamo anche noi. Uno sciopero generale che non vuole essere un punto di arrivo, ma vuole rappresentare un passaggio fondamentale per ricostruire un'alternativa sindacale e sociale nel nostro paese. Uno sciopero generale per difendere i diritti e il diritto, per difendere e sostenere le condizioni di vita di chi lavora, di chi il lavoro lo ha perso e di chi non lo ha mai avuto. Il 18 ottobre è sciopero generale, il 18 ottobre tutti alla manifestazione nazionale a Roma, il 18 ottobre per dimostrare che il 99% vale molto più dell'1% che ci sfrutta. Abbiamo da subito un'informazione ampia sullo sciopero, che ognuno sia megafono dello sciopero generale del 18 ottobre.